fibra di Aruba utilizza un'infrastruttura di rete FTTH, identificata dal bollino verde e realizzata interamente con cavi in fibra ottica, che portano la connessione dalla centrale fino all'interno della tua casa o del tuo ufficio. Una rete FTTH può raggiungere fino a 1 gigabit al secondo di velocità in download e fino a 300 megabit al secondo in upload. Significa che puoi scaricare un film in alta definizione della dimensione di circa 2 giga in pochissimi secondi. Una rete FTTC la riconosci dal bollino arancione. È realizzata in fibra ottica solo fino all'armadio di ripartizione. Il tratto finale, infatti, è in rame. Quest'ultima porzione può determinare una forte dispersione del segnale, tanto che puoi arrivare fino ad un massimo di 200 megabit al secondo in download e 20 megabit al secondo in upload. Per scaricare lo stesso film da 2 GB con una connessione FTTC, impiegheresti diversi minuti. Con una rete ADSL, bollino rosso, che sfrutta la stessa infrastruttura in rame dei telefoni fissi, puoi navigare ad appena 20 megabit al secondo in download e 1 megabit al secondo in upload. Per finire di scaricare il tuo film con una connessione ADSL, dovresti avere la pazienza di aspettare diverse decine di minuti. Ti sono più chiare le differenze tra le varie tipologie di rete? Una connessione FTTH è la soluzione ideale per la connettività del futuro e conviene. Cosa aspetti a scoprire se il tuo indirizzo è già coperto da fibre di Aruba? Vai su fibra.aruba.it e verifica la copertura.